Ben trovome se lo dice. Bene, io me se la può. Grazie, questo è il saluto che hanno effettuato prima che hanno riproposto. Allora, chiamo il presidente della regione Giovanni Totti che porta un saluto a voi e a tutta la cittadinanza. Allora, tanto un saluto al Doge, alla Bate, a cui tra poco lasceremo la scena su questo palco. Oggi celebriamo, ed è bello farlo tutti insieme, le tradizioni della nostra Repubblica Marinara, quindi della nostra capitale, come Liguria e di Genova. E tra poco ci sarà anche il momento del mugugno, quello che fa parte delle nostre tradizioni. Però io vorrei passare dall'altra parte e invece vorrei celebrare per un secondo tutto quello che quel diritto di mugugno che si pagava sulle navi della Repubblica Genovese porta con sé, lo giustifica, ovvero invece il coraggio, l'ottimismo, l'orgoglio e l'intraprendenza, perché è questa che ha fatto grande la Repubblica Marinara di Genova. Quelle navi su cui era consentito il mugugno partivano per conquistare il mondo, per conquistare i mercati, per conquistare uno spazio nel Mediterraneo, per fare di questa città la città più ricca del Mediterraneo. E allora sì, con quell'ottimismo, quell'orgoglio e quella voglia di costruire il futuro che il mugugno si giustifica e diventa anche qualcosa che arricchisce, perché è quel diritto di critica che migliora ciascuno di noi. Non bisogna mai dimenticarsi di questo. Questa è stata, deve essere e deve essere anche in futuro una città orgogliosa e coraggiosa. E siccome credo che abbiamo fatto tanto in questi anni per costruire quel coraggio e quell'orgoglio, oggi insieme al mugugno e all'abate che lo rappresenterà, insieme al nostro doge, celebriamo anche il fatto che in questa stanza stessa si decisero le sorti di un pezzo di Mediterraneo e celebriamo il coraggio della nostra città di guardare negli occhi il futuro e possibilmente la crescita e il benessere per i nostri figli e i nostri nipoti. Ben con fuoco a tutti, signor Doge, signora Abate, a voi.